Questa è la rubrica Best of the Week, dedicata ai videogame più gettonati della settimana, con le classifiche di vendita PC e console fornite da ASV in collaborazione con GFK Retail and Technologies e con quelle di preordine fornite invece da GameStop. Iniziamo subito dalla top 10 console riferita alla settimana dal 13 al 19 di febbraio. In decima posizione si piazza New Super Mario Bros. Per Nintendo Wii, gioco che risale addirittura al 2009. Pensate un po', si tratta del sequel dell'omonimo titolo uscito su Nintendo DS nel 2006, un platform a scorrimento con supporto multiplayer a 4 giocatori che si articola su 9 mondi e su un totale di 88 livelli da superare. Nona posizione per il videogioco dei record, ovvero Call of Duty nella sua ultima incarnazione, Modern Warfare 3, sviluppata da Infinity Ward e da Sledgehammer Games e in versione Xbox 360. La terza guerra mondiale, secondo Activision, ha incassato oltre $1 miliardo in soli 16 giorni, meglio di Avatar al botteghino per questo FPS che rappresenta uno dei franchise più ricchi dell'intera industria videoludica. Ottava posizione per uno dei videogame che hanno trainato le vendite della nuova portatile Nintendo 3DS, si tratta del platform Super Mario 3D Land, dodicesimo gioco della serie principale di Mario, il primo in 3D per una console portatile, un ritorno alle origini in termini di gameplay ma con la novità del 3D stereoscopico. Settima posizione per un bundle firmato Nintendo, Wii Play Motion più controller Wii Remote Plus. Wii Play Motion è l'evoluzione di Wii Play e propone 12 minigiochi che traggono vantaggio dalle nuove possibilità di interazione offerte dall'accessorio Wii Motion Plus, qui integrato direttamente nel controller fornito in bundle. Sesta posizione per un altro titolo Nintendo dedicato alla portatile 3DS, ovvero Mario Kart 7. Il settimo titolo della serie Mario Kart propone nuove piste insieme a piste classiche, possibilità di personalizzare i kart, di correre sott'acqua e di planare con un'ala a deltaplano e in più il 3D stereoscopico. Insieme a Super Mario 3D Land ha fatto da traino alle vendite della console lo scorso Natale. Quinta posizione per l'immancabile titolo calcistico FIFA 12 di Electronic Arts, ormai entrato di diritto nel cuore degli appassionati del calcio simulato. La versione in classifica è quella PS3. Quarta posizione per un altro titolo Nintendo, Kirby's Adventure Wii per Nintendo Wii, uscito lo scorso novembre, è il remake di un vecchio classico, un platform a scorrimento che rimanda alle origini della serie, con 8 mondi da esplorare e alla fine di ognuno un boss da sconfiggere. Arriviamo così in zona podio, terza posizione per Call of Duty Modern Warfare 3 in versione PlayStation 3. PlayStation ha una base installata evidentemente più vasta in Italia rispetto ad Xbox 360, perché i titoli multipiattaforma vendono sistematicamente di più sulla console Sony. Console Sony che si toglie anche la soddisfazione di piazzare per l'ennesima volta in seconda posizione un titolo esclusivo, ovvero Uncharted 3 L'inganno di Drake, il più recente capitolo delle avventure di Nathan Drake sviluppato dai Naughty Dog. Un capitolo che indugia sul passato del protagonista, sul rapporto con l'amico e mentore Sully e che ci porta alla ricerca della città perduta di Hiram, l'Atlantide del deserto. Ed eccoci arrivati così alla prima posizione, dopo la parentesi estemporanea dovuta al lancio di titoli come Final Fantasy XIII-2, ecco che in cima alla classifica ritorna Just Dance 3, il dance game di Ubisoft. È un successo senza precedenti che i rivali Dance Star Party e Dance Central non riescono minimamente ad avvicinare. La versione che riscuote grande successo è quella Nintendo Wii, che ancora una volta ritroviamo al top. Passiamo ora alla classifica PC. In decima posizione si piazzano i Sims di The Sims 3 Animali & Co. Limited Edition. In nona posizione, ecco il titolo dei record, l'FPS Call of Duty Modern Warfare 3, da molti giudicato però poco innovativo rispetto al precedente Modern Warfare 2. In ottava posizione troviamo King's Bounty Crosswords Premium, espansione del gioco di ruolo strategico King's Bounty Armored Princess di FX Interactive. E in settima un altro titolo di FX Interactive, il simulatore di volo X-Plane 8 Premium. Sesta posizione per il titolo che ha conquistato meritatamente il premio come miglior gioco del 2011 durante i VGA Awards. Si tratta di Skyrim, quinto capitolo della saga degli Elder Scrolls di Bethesda, un RPG che offre decine e decine di ore di gioco in un mondo fantastico, liberamente esplorabile, in cui si dovranno affrontare nemici di ogni tipo e temibili draghi.
Quinta posizione per il rivale diretto di Call of Duty, ovvero Battlefield 3, che in termini assoluti ha venduto molto meno del titolo Activision, pur risultando più apprezzato di quest'ultimo dagli utenti PC. Merito soprattutto del sofisticato motore grafico Frostbite 2, decisamente più a suo agio su PC che non su console, il cui hardware risale invece a 6 o 7 anni fa. Quarta posizione per i Sims di The Sims 3 Master Suite Staff e terza sempre per i Sims di The Sims 3. A 2 anni e mezzo di distanza dal lancio, questo gioco con le sue espansioni continua a dominare le scene su PC e occupa ben 3 posizioni in top 10, di cui una da podio. Seconda posizione per l'immancabile manageriale calcistico Football Manager 2012 di Sega e prima posizione quindi per l'altrettanto immancabile carta prepagata da 2 mesi per giocare a World of Warcraft. Blizzard quindi sempre in pole position con questo MMO che macina record da ben 7 anni ormai. Segnaliamo invece che già da settimane è uscito dalla top 10 quello che doveva essere un grande rivale di Warcraft, ossia Star Wars The Old Republic, e anche Final Fantasy XIII 2, dopo un debutto al vertice della classifica console, è letteralmente sparito. Passiamo allora alla top 5 di preordine fornita da GameStop e riferita alla settimana dal 20 al 26 di febbraio. In quinta posizione troviamo una new entry dei preordini, ossia il nuovo Ghost Recon Future Soldier di Ubisoft, uno shooter tattico in terza persona in arrivo il prossimo 24 maggio su PS3 e Xbox 360. Si tratta del 4° capitolo della serie, se si escludono le espansioni. L'ambientazione è la Russia e nei panni di un componente della squadra Ghost dovremo affrontare una forza ultranazionalista potendo contare su armi ipersofisticate, sistemi di camuffamento attivo e realtà aumentata. Quarta posizione per il ritorno di Max Payne nel nuovo Max Payne 3 di Rockstar, uno sparatutto in terza persona in sviluppo presso gli studios Rockstar di Vancouver, un titolo Rockstar da cima a fondo con lo sviluppatore originario sia Remedy nei panni di consulente esterno. Il gioco ambientato 8 anni dopo le vicende del secondo capitolo e vedrà Max impegnato in Brasile nel ruolo di guardia del corpo di un narcos locale. Terza posizione sembra fatta apposta per il 3° capitolo della storica serie Diablo di Blizzard, che proprio lo scorso dicembre ha festeggiato i suoi 15 anni. Il primo Diablo infatti uscì nel 1996, mentre Diablo 2 4 anni dopo soltanto nel 2000. Diablo 3 invece si è fatto attendere molto di più, visto che uscirà nella prima metà di quest'anno, pare a 11 anni di distanza dal secondo capitolo, ed è confermato che arriverà anche su console. Trattandosi di un titolo Blizzard, il successo è praticamente assicurato e gli appassionati dovranno quindi prepararsi a perdere ore e ore di sonno nell'esplorare i dungeon e sconfiggere boss nei vari livelli di difficoltà proposti dal gioco. Sale in seconda posizione il nuovo Resident Evil Operation Raccoon City, che a dispetto del nome che porta non sarà un survival horror, ma un third person shooter a squadre con una forte accento sulla componente multiplayer, in cui nei panni di un gruppo di mercenari Umbrella bisognerà ripulire Raccoon City dopo l'incidente del virus G, combattendo quindi contro gli zombie e le unità Spec Ops incaricate di trarre in salvo i superstiti. Il gioco, che temporalmente si colloca durante gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis, uscirà nei negozi il prossimo 23 di marzo 2012 per PS3 e Xbox 360. Più avanti arriverà anche su PC. Arriviamo così alla primissima posizione, dove ancora una volta si piazza il nuovo capitolo, il terzo e ormai imminente, della saga di Mass Effect. Mass Effect 3 è uno dei primi titoli AAA veri in uscita questo 2012. Siamo tutti ovviamente ansiosi di tornare a vestire i panni del comandante Shepard in questa ultima disperata battaglia contro i Reaper e anche contro l'associazione Cerberus, che ora si è schierata contro di noi. Manca davvero pochissimo per vivere l'epica conclusione di questa storia. Dovremo infatti attendere fino all'8 di marzo. Chiudiamo adesso su un'offerta esclusiva GameStop dedicata a chi preordina in negozio ma anche online il nuovo Resident Evil Operation Raccoon City. Come bonus di preordine si riceverà il pacchetto armi composto dalla mitraglietta machine pistol e dal fucile da cowboy, ancora più scelta quindi nell'affrontare gli scontri a fuoco tra gli zombie che infestano Raccoon City. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento, e per settimana prossima con le nuove classifiche nel nostro spazio Best of the Week.